Ciao a tutti ragazzi, io sono Izzy e in questo video vi parlerò di Cars 3, film che ho visto poco tempo fa al cinema. Ho deciso di omettere da questa trilogia, perché sarebbe una trilogia appunto, Cars 2, più che altro non perché non mi sia piaciuto, ma perché non lo trovo direttamente collegato con la trama del primo. Comunque io penso che questo film sia stato quello che veramente ha deciso di aiutarmi a rivalutare Cars come film, perché subito appunto, perché avessi visto il primo film non mi aveva totalmente convinto, almeno la prima volta che l'ho visto, è il primo video voglio dire, questo video, e il video, ho già fatto un video riguardo Cars Motori Ruggenti, il primo film della trilogia, adesso andiamo con il terzo. Ragazzi, allora, la storia ha inizio come sempre con Saitama McQueen che deve andare a cioè, partecipare a una gara. In realtà è già lì per partecipare e dice le sue solite frasi motivazionali e vabbè, le gare hanno inizio. Scopriamo subito che Saitama si è fatto la sua squadra con i suoi amici. Tutto cambia quando Saeta si accorge che alcuni suoi colleghi, chiamiamoli così, decidono ri di ritirarsi per anzianità, spontaneamente o meno, nel senso che lo decidono spontaneamente in un certo senso, ma condizionati comunque dal fatto di non piacere più ai giovani, di non essere più modello tra i giovani. Saito rimane praticamente l'unico in gara tra i più anziani perché, bene sì, il nostro Saito è diventato anzianotto. Non viene detto la sua età né come se fosse una persona umana, perché ricordiamo che il nostro Saito McQueen è una macchina, e per chi non conoscesse il film, né in età a livello di proprio auto. Non ci viene detto nello specifico, ci viene detto però che Saetta è su negli anni o comunque non è più nell'età delle gare. Ma lui lo fa per passione innanzitutto e quindi la passione è una cosa che prescinde dall'età, che secondo me è un messaggio anche vero. In un certo senso, qui non si tratta di voler continuare a guadagnare soldi, di voler continuare ad essere famosi, ma di voler continuare una propria passione che prescinde dall'età. Bel messaggio, cioè mi piace questa cosa, no? Saita decide pertanto comunque di partecipare e tra i suoi sfidanti abbiamo un novellino che si chiama Jackson Storm, che praticamente un po' lo prende in giro, gliela tira, nel senso che gli dice che avrà molti fallimenti, questo qui sarà solo il primo, ed effettivamente Saetta subisce un grave incidente che lo manda in una grave depressione. Questo lo capiamo in due modi, lo capiamo intanto perché Saetta si fa effettivamente male. Quando poi lo rivediamo, non sembra effettivamente averne risentito fisicamente, non è ammaccato. Forse questa cosa avrebbero potuto effettivamente farla in un altro modo, cioè avrebbero potuto mostrare effettivi segni di questo incidente, sarebbe stato carino, però magari non era quello il clou. Diciamo che l'incidente è soltanto un pretesto. Per chi avesse visto il trailer sa di cosa sto parlando, nel senso che è indubbiamente una scena d'impatto, era già una scena d'impatto dal trailer. Da pelle d'oca, veramente, con tanto di ambulanze, in questo momento Saetta sembra morto. Cioè, non è uno spoiler, perché ovviamente poi è vivo, perché altrimenti il film non va avanti, nel senso che lui è comunque il nostro protagonista. E quindi si sì, sopravvive tranquillamente all'incidente, anche abbastanza indenne a dire la verità, ma sul momento, ragazzi, pelle d'oca, una scena che da sola vale un bel po', secondo me. Non voglio dire tutto il film, perché per me non è assolutamente vero, ma vale un bel po'. Ti cambia dentro in un certo senso, ti aiuta a capire che effettivamente quello che sai si sente dire potrebbe essere la realtà, ti mette quel dubbio di dire: ma Saitta può davvero ancora farcela? Scopriamolo. Comunque,
Come dicevo, Saetta sembra entrare in una sorta di depressione. Questa cosa della depressione viene rappresentata con la verniciatura grigia, nel senso che ci viene rimostrato Saetta 4 mesi dopo l'incidente, intento a guardare filmati vecchi di Doc, il suo mentore, quando aveva subito a sua volta un incidente. Per chi avesse visto il primo lo sa, per chi non lo sapesse, Doc aveva smesso per colpa di questo incidente di partecipare alle gare di velocità. E, quindi, in un certo senso, potrebbe essere la metafora della depressione, no? Il rivedersi in una persona, cioè comunque in una macchina, però diciamo persona. E, quindi credere che per forza quello che è successo a lui debba succedere anche a te. Se è successo così, vuol dire che le conseguenze saranno queste, il colore che cambia. Insomma, Saetta attraversa un momento difficile. Veniamo in più a scoprire una cosa scioccante, ragazzi: Doc è morto. Doc è morto e sinceramente io non ricordavo il primo film e non so perché avevo tipo dei dubbi sul fatto che lui fosse morto durante la gara, invece in realtà era lo sfidante che si era ferito, ma non era morto, e per cui Saetta aveva rinunciato alla pista un cap. No, perché ragazzi, effettivamente noi veniamo a sapere che Doc è morto così, cioè non, è stata semplicemente una scelta per far passare avanti Saetta, ma di fatto non ci viene detto come sia morto, quindi è proprio come se fosse un nonnino che è andato in cielo. Non è una scena particolarmente. Si sente moltissimo la presenza di Doc, cioè il fatto che lui sia morto incide molto su Saetta, ma non è importante il fatto che lui sia morto. L'importante è il fatto che ora lui abbia preso in qualche modo il suo posto da allievo, è diventato colui che potrebbe essere un maestro. È diventato da allievo a professionista. Quindi la morte di Doc serve più che altro a quello. Infatti non ci viene detto nemmeno come sia morto. In ogni caso, Saetta è sì invecchiato, ma tutti i suoi amici vogliono sostenerlo e vogliono fare in modo che lui riprenda le gare, perché vedono che senza le gare lui è depresso. Ecco perché decidono così di aiutarlo a partecipare a questo corso di formazione a cui inizialmente vede partecipare soprattutto giovani, ma in realtà lui farebbe parte del corso per anziani, ma andiamo per gradi. A partecipare a questo corso lo convincono due suoi amici, diciamo così, che erano personaggi che si occupavano del suo sponsor. Il suo sponsor riguardo la Rastise, quindi l'antiruggine, eccetera, eccetera. Queste due auto sono invecchiate e hanno lasciato le loro proprie tasse, così si può dire, a questo personaggio più giovane, di cui non ricordo nemmeno il nome, scusate, non me lo ricordo. Però è una persona comunque più giovane che si dichiara fan di Saetta e che gli presenta la sua coach, la stessa coach che segue anche i giovani, ma decide di farlo rientrare nel suo progetto Terza Età. Una cosa molto importante che non vi ho detto e che ho omesso è che effettivamente Saetta perché è invecchiato? Perché le auto sono di nuova generazione a tutti gli effetti, ossia hanno delle cose in più, tecnologie molto più avanzate con cui Saetta non può competere. Il sogno di Saetta è quello di riuscire ad usare il simulatore. Un simulatore è appunto qualcosa che è molto simile alla realtà virtuale, cioè tu ti alleni su questo simulatore senza dover correre sullo sterrato, citando i loro dialoghi. Saetta, infatti, inizia questo corso con Cruz, la sua coach, ma insiste nel voler arrivare ad usare questo simulatore, anche se crea un incidente.
Saetta sembra rendersi da un lato sempre più conto che sta diventando vecchio, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla sua passione, le corse. Nello stesso tempo succede una cosa bruttissima, ossia questo suo fan decide di mostrargli tutto quello che hanno creato grazie a lui, quindi gadget, eccetera. Saetta si sente come uno sponsor, ossia si sente un merchandising, cioè si sente un marchio, un personaggio che è al mondo soltanto per vendere, cioè ora che ha passato la sua era, è il momento di usare la sua faccia per vendere prodotti. Questa cosa lo rattrista moltissimo. Ovviamente, il suo fan gli dice: ma sì, ma devi accettarlo perché sai, è il corso della vita, sei vecchio, guarda che è una cosa bellissima, una delle cose più belle che ti potesse capitare. Mentre lui gli dice: no, guarda, la mia felicità è correre sullo sterrato, gareggiare, non questa roba, non me ne importa. E lui decide comunque di provare a sfidare Jackson Storm, non vuole arrendersi ai suoi anni e quindi inizia un allenamento speciale in compagnia di Cruz Ramirez. Si occupava principalmente di allenamento in palestra, quindi è effettivamente una coach di quelle che noi potremmo immaginarci come le ragazze che aiutano a fare, che ne so, Pilates, Zumba, yoga, persone che agiscono in palestra. Quindi lei è al di fuori di allenamenti muscolari, diciamo così, esercizi di stretching, potremmo dire, anche se fa un po' ridere parlando di auto, ma potremmo definirli così. Lei non ha mai fatto un allenamento su strada. Iniziano a farlo insieme, lei da prima molto più insicura, anzi, cioè, diciamo che accetta tranquillamente, perché si sente una persona qualificata, cioè decide di, in qualità di coach, di aiutare Saita comunque ed è entusiasta all'idea, però non è che se la cavi molto bene a seguirlo sullo sterrato, anzi, fa molti errori e Saita si sente quasi come se stesse perdendo un'intera giornata, in un certo senso. Il clou della storia arriva quando Saita e Cruz decidono di partecipare in incognito a una corsa a Thunder Hollow. Thunder Hollow praticamente ospita queste corse sfrenate senza regole che sono anche molto effettivamente molto diverse da quelle di Saita. C'è sempre un telecronista doppiato da J-Ax, segnalo questa cosa. Quindi c'è sempre sia sì, un telecronista, ma corrono molto più liberamente, anzi, è proprio quasi una sfida all'ultimo sangue. Infatti, quello che gli viene detto in poche parole è: se perdi, cioè chi vince è quello che sopravvive. Attenzione, pesante questa cosa, no? Cioè, loro infatti provano a rifiutarsi, ma vengono chiusi i cancelli. Ah, una cosa che non ho detto è che Saita decide di partecipare in incognito, quindi si fa chiamare Whirlpool Filter e la sua coach si fa chiamare Francis qualcosa, ma decide, non è, lui proprio cambia tintura, cioè praticamente si sporca col fango, fa finta di essere effettivamente un'auto marrone, fa finta di essere qualcuno che non è, si spaccia proprio per un'altra persona, mentre lei rimane gialla com'è perché è un'auto gialla. Non fa particolari cambiamenti, anzi, semplicemente arriva in incognito, tanto non ha mai partecipato ad una corsa e Cruz Ramirez non la conosce nessuno, a lei è sufficiente cambiare il nome. Comunque, in
Incontriamo qui Miss Sprinter, una terribile scuolabus. Uso il femminile perché effettivamente è una Miss, anche se di Miss non ha niente, nel senso che è uno dei personaggi più rozzi e terrificanti. Cioè, è uno scuolabus infernale, ma tutti lì dentro sono infernali. Lei è doppiata dalla Pina, io non conoscevo la Pina, so che dovrebbe occuparsi di radio. Onestamente io non la conoscevo, ma si fa chiamare semplicemente la Pina ed è una che lavora in radio. In poche parole, abbiamo un cantante e una radiofonica che doppiano. La cosa interessante è che questa gara la vince Cruz. La vince Cruz Ramirez, la sua coach, colei che non aveva mai, mai corso. Pesante come cosa, no? Saita la vive un po' come una sconfitta. Lei, super felice, anche se Saita è stato bravissimo, in quanto non si è fatto assolutamente niente, non ha neppure un graffio. Pur non avendo vinto, è riuscito a schivare tutti i colpi, cosa che invece non hanno fatto molti dei partecipanti che hanno avuto parecchi incidenti, invece Saetta non ne ha effettivamente avuti, grazie alla sua abilità. Ma in ogni caso Saetta vede un po' la vittoria di Cruz Ramirez come un affronto, più che altro perché come la vede tutta contenta della sua coppa, le ricorda che lei non è un pilota e quindi lui si sente come se stesse perdendo tempo. Cioè, mentre lei è tutta contenta di aver vinto la gara, lui è triste perché quella gara per lui significava fare dei miglioramenti per poter vincere l'effettiva gara con Jackson Storm. Quindi diciamo che questo era tutto un allenamento per Saetta, un modo per migliorarsi, per arrivare ad un obiettivo. Mentre questo, diciamo che Saitta quasi non vive queste esperienze, nel senso che le vive in funzione di un'altra gara, mentre per Cruz è la sua prima gara che vince e quindi è la sua prima vera vittoria. Saitta le rinfaccia infatti di non essere un pilota e di non poter capire cosa significa, ma qui si scoprono gli altarini. Si scopre che Cruz ha sempre sognato di essere un pilota, anzi, proprio per merito di Saetta si era appassionata al mondo delle corse, perché a quanto pare Saetta lo conoscono tutti, mentre questi personaggi appunto secondari non erano appunto conosciuti, perché noi abbiamo sempre puntato l'occhio soprattutto su Saetta, che è il personaggio famoso per antonomasia, conosciuto da tutti, ma che non conosce gli altri. Ottimo, un po' come la vita reale. E praticamente diciamo che qui si scopre che appunto lei ha rinunciato quando era più piccola a partecipare a gare di velocità proprio perché non si era sentita all'altezza degli altri concorrenti. Cruz è ben consapevole che quando aveva avuto la sua occasione non l'ha colta, ecco perché ora è così felice. Lei che è stata costretta dalla vita a rassegnarsi ad allenare altre auto rifiutando di correre, ora ha avuto la sua prima vittoria, anche se non con il suo nome. Quindi basta proprio, proprio il piacere della soddisfazione personale di una coppa, ma come riconoscimento, cioè sapere che hai vinto. Sapere che ce l'hai fatta al di là del nome, della coppa, però per lei comunque è importante perché è un segno che ce l'ha fatta, è lì per ricordarle anche in futuro che ce l'ha fatta. Ecco che i due litigano appunto per divergenze di punti di vista, ma Saetta decide comunque alla fine di chiederle scusa. Soprattutto perché parlando con Cricchetto si rende conto di essere effettivamente invecchiato, ma Cricchetto, quasi senza rendersene conto, gli consiglia di andare a cercare il mentore di Doc, perché a sua volta il suo mentore, Doc Hudson, ricordiamolo, avrà avuto a sua volta un mentore.
Questo è un modo per dire non si nasce imparato, così si dice, no? Quindi è vero che ci sono persone professioniste, ma queste persone professioniste non lo sono sempre state, a loro volta hanno imparato. Bello anche questo messaggio molto particolare che spesso ci dimentichiamo forse nel mondo dello spettacolo, ossia è vero, ci sono persone più portate di altre in determinate discipline. Ma imparare da qualcuno che ne sa più di te è sempre fondamentale. Ed ogni persona che arriva ad essere un grande campione ha imparato a sua volta da un grande campione, che ha imparato a sua volta da un grande campione, eccetera, eccetera. Quindi mai dare per scontato. Ancora una volta si ritorna un po' al discorso del Saetta che voleva lavorare da solo, vi ricordate nel primo film? Ancora una volta questo film ci ribadisce come non sia possibile diventare campioni senza accettare di imparare da chi ne sa più di noi, per esperienza. Ecco che Saetta e Cruz si mettono alla ricerca di questo mentore e niente, alla fine lo trovano. La parte importante è che si mettono un pochino a parlare di Doc, cioè lui conosce Saetta, perché ovviamente come sappiamo Saetta è famoso, e incontra Cruz, eccetera, eccetera, li invita a bere al bar e gli racconta un po' di Doc, incontra anche altre auto che, vecchie auto da corsa che avevano partecipato a gare con Doc, forse non alla sua altezza, ma comunque persone comunque conosciuta all'epoca, e si scopre che Doc aveva a sua volta avuto a che fare con il problema di Saetta, ossia il problema del novellino. È vero, lui andando su con gli anni si era trovato lui stesso a dover fare i conti con il novellino, ma grazie ad una tecnica super meravigliosa, è riuscito a arrivare primo. Questa tecnica è molto carina perché quando noi ascoltiamo, cioè quando noi vediamo la scena di Saetta che si allena, vediamo che gli viene segnalato in continuazione in simulatore quando lui tocca il muretto. Ecco, un campione non deve toccare il muretto a meno che lui non lo voglia. Quindi praticamente capiamo che dall'errore si può ribaltare il tutto in qualcosa di positivo. Ecco che Doc sfrutta il contatto con il muretto andando vicino al muretto appositamente per spiccare un salto e superare, cioè una giravolta poi, e superare l'avversario. È una cosa bellissima, cioè secondo me è molto originale questa cosa, no? Il campione rispetta le regole, ma sa anche infrangerle nella maniera corretta. Saetta comunque confida che avrebbe voluto tanto vedere Doc così felice. Sa benissimo che dopo l'incidente, ossia la rinuncia alle corse, non è più stato lo stesso. Ma il suo mentore gli confida che Doc, è vero, era molto triste e non gli ha parlato per ben 50 anni dopo aver dopo aver interrotto le gare, ma un bel giorno ha ricominciato a scrivergli. Non sono lettere, sono fogli di giornale, articoli di giornale in cui si vede la faccia di Saetta insieme ad Oak Hudson. Bellissimo momento in cui Saetta capisce di essere stato davvero importante per Doc, di essere stato la sua rinascita. Secondo me è bellissimo perché fa capire che c'è sempre la possibilità di migliorarsi, ma c'è anche sempre un'altra strada. Non devi essere per forza qualcosa che non vuoi, non è detto che il dopo sia peggio del prima. Cioè non è detto che la fine di un'esperienza segni per forza la fine di una bella vita. Non è detto che nuove esperienze non ti possano attendere e che non siano ciò che veramente ti rende felice, anzi forse ancora di più. Ecco che il mentore di Doc fa riferimento al fatto che proprio grazie a Saetta
Doc ha davvero conosciuto la felicità nella sua vita. La parte più bella nella vita di Doc è stata senz'altro quella in cui era diventato maestro di saetta. Perché Doc è un po' un papà, un po' un maestro, un po' tutte queste cose per saetta e potergli insegnare tutto del suo mondo e poterlo istruire è per lui la gioia più grande. Forse ancora più grande, anzi sicuramente ancora più grande, dell'aver corso durante la sua vita giovanile. E niente, Saetta capisce di valere molto per Doc e decide comunque di continuare ad allenarsi e di non arrendersi, visto che Doc non ha avuto la sua occasione. Lui invece vuole decidere lui quando ritirarsi, perché il senso del film è questo, ragazzi. Il senso del film non è non accettare la vecchiaia, perché tutti gli dicono accetta la vecchiaia. Lui è consapevole di stare invecchiando, ma allo stesso tempo non vuole finire nel dimenticatoio soltanto per un fattore di età. Non voglia rinunciare alla sua passione fino a quando non sarà lui a non sentirsela fisicamente più. E penso che questa sia una lezione un po' per tutti. Purtroppo è così. Molte volte le persone vengono scartate per l'età, quando in realtà loro non è che non accettino di essere vecchi, ma veramente si sentono ancora fisicamente in grado di svolgere determinate professioni, specialmente per quella dello sportivo. Mi rendo conto che ci vuole una prestazione fisica non indifferente ed è molto più facile averla da un giovane che non da una persona sudetà, non per niente. Piloti sportivi, ho detto calciatore, probabilmente sì, scusate. Sì, è richiesta una prestazione entro una certa età, poi è di fatto lo sport ti fa invecchiare molto prima, cioè per lo sport sei già vecchio quando hai già superato una certa età, anche se tu avresti ancora tanta voglia di partecipare. E comunque arriviamo al bellissimo giorno, scusate, in cui Saetta decide di cioè, partecipare alla sfida. Saetta corre metà della gara. E molto importante sapere che lui e Cruz si erano effettivamente allenati insieme durante la preparazione di Saetta. Quindi lui adesso è conscio che Cruz è un pilota. Questo cosa significa? Che Saetta decide di lasciare il posto a Cruz. Decide, pur partecipando alla prima parte della gara, di farla finire a lei. Un momento meraviglioso, emozionante. Quando lei comincia, quando le fanno il cambio di gomme, il cambio di vernice, è bellissimo, cioè è la prima occasione di una persona che comunque ha vissuto gran parte della sua vita a fare altro. La cosa che mi piace del personaggio di Cruz è che probabilmente nemmeno lei è giovanissima, nel senso, Seth è dichiaratamente vecchio e ok. Però anche Cruz evidentemente ha rinunciato ad una buona per una buona parte della sua vita a fare quello che voleva fare. Quindi è una giovane in ritardo. Cioè, è sì giovane rispetto a Saetta, ma è comunque una ragazza, perché di fatto è una ragazza, che però comincia tardi. Non inizia da giovanissima, non inizia quando hanno iniziato gli altri piloti, inizia dopo e per una buona fetta della sua vita, nonostante sia ancora giovane, ripeto, ha fatto comunque qualcosa che non le piace, ha fatto comunque un lavoro che non voleva. Quindi spesso si sottovaluta questo aspetto, è vero. Quando si è giovani si dà sempre per scontato che si avrà tempo per fare tutto, però intanto il tempo passa e tante volte noi ci ritroviamo costretti a fare cose che non vogliamo.
E per esempio, magari troviamo la prima occasione di fare veramente quello che noi vogliamo a 30 anni. E so che magari non è che si è vecchi, cioè nel senso saetta potrebbe simboleggiare magari il tipico, che ne so, quarantenne, cinquantenne, cioè non voglio dare dei vecchi, però diciamo che è entrato nell'arco della sua vita in cui uno dice ok, ho fatto la mia vita, o continuo così o stop. Mentre magari il fatto di iniziare in un'età relativamente giovane, perché anagraficamente sei giovane, ma non al passo con gli altri, vuol dire che per una buona fetta della tua vita tu hai comunque fatto una cosa che non ti apparteneva totalmente. E niente, mi è piaciuto tantissimo, cioè mi piace tantissimo il fatto che Cruz abbia sostituito Saita alla fine e che anzi questa gara abbia due vincitori, il primo è Saita e la seconda è Cruz. Questo significa che Saita potrà decidere lui quando ritirarsi e che Cruz ha avuto la sua prima occasione ed inizierà una stagione di corse. Io, mi chiedo scusa, questo film l'ho veramente amato. So che magari potrebbe sembrare che le mie recensioni tendono ad essere molto particolareggiate e magari do poco spazio alle emozioni, però vi giuro che per me questo film è stato fantastico e rivoluzionario in un momento della mia vita in cui io ne avevo bisogno. Avevo bisogno di sapere che c'è sempre un dopo, diciamo così. C'è sempre un momento in cui puoi ricominciare e riprovare, c'è sempre la possibilità di scegliere e mi piace, mi è piaciuto tantissimo, mi ha emozionato e io lo consiglio a tutti perché è veramente una metafora della vita questo film. Lo consiglio in particolare a chi è appassionato di sport perché penso che effettivamente rispecchi molto quello che può essere l'ottica di uno sportivo che si ritrova più su negli anni e si ritrova a dover fare i conti con la sua abilità fisiche cambiate. Ah, una cosa meravigliosa che non ho detto, ma che tengo moltissimo a dire, è che quando Cruz partecipa, fa il trucco di Doc, momento super emozionante. Proprio mentre Jackson Storm continua a rinfacciarle di non essere un pilota, lei dimostra di esserlo sfruttando l'intelligenza e usando il trucco di Doc. E in più, tocco finale, molto bello, in memoria di Doc viene riverniciata cioè Saetta viene riverniciato e diventa Defebulous. Saitama McQueen, praticamente il favoloso, che era un po' come si chiamava, come si faceva chiamare lui, il favoloso Doc Hudson, con una dedica per Doc, mentre Cruz, che comunque ha sentito un po' sua la storia di Doc, appunto, perché anche lei aveva partecipato a questo scambio con queste auto quando raccontavano la sua storia, quindi è comunque un'auto che stima moltissimo anche lei. Poi, essendo lei appassionata di corse, pur non avendolo conosciuto in persona, sicuramente il suo sogno sarà stato comunque averlo a modello. Ecco perché lei diventa numero 51, il numero dell'auto da corsa che li ha lasciati praticamente. E a me è piaciuto veramente, veramente tanto, io ve lo consiglio, io penso che sia il Cars più bello e veramente se avete la possibilità di andare al cinema andatelo a vedere perché merita veramente tantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!